Amiche e amici dell'Hockey, la più cordiale buona serata da Nicola Maragnin e Filippo Bauci. Ciao Pippo, ben ritrovato qui al Palio Vaccari. Tra qualche, secondo i padroni di casa del Montecchio Precalcini conosceranno le stecche contro il Roller Hockey Scandiano, la prima della classe, in un match valido per la terza giornata di questo avvincente campionato di serie A2 di hockey su pista nazionale. Come la liturgia dell'incontro prevede, scambio di 5 tra le due formazioni. Ora i montechiesi rendono omaggio a quello che è un vero e proprio guru dell'hockey su pista, Alessandro Cuppisti, l'allenatore di Scandiano. Pippo, una partita dalle mille letture, insomma, ti anticipo due contenuti. Montecchio sempre un cantiere aperto, insomma, coach Zanfi ha usato la Coppa Italia per testare, per amalgamare una squadra che oggettivamente non aveva giocato assieme per nulla, e quindi ha cercato un po' degli automatismi. Adesso anche coach Zanfi ha detto: posso lavorare sui contenuti. Insomma, ottima prestazione di Montecchio, controtiene fino a un certo punto, poi insomma c'è stata una caduta dal punto di vista fisico. Io direi innanzitutto di andare subito con la lettura delle formazioni, perché insomma le squadre qui sono pronte. Partiamo con gli ospiti del Roller Hockey Scandiano, tradizionale classica divisa in rosso e blu, che schierano tra i pali Jacopo Ravici, con che prende il posto di Matteo Vecchi, che è infortunato, quindi non è stato neanche convocato. Lorenzo Barbieri con il 29 capitano, Nicola Busani con il 5, Davide Dei Nitte con il 7, Filippo Fontanesi con il 77, Ernest Cinquini, grande ex della partita, con il numero 19, Alex Roca con il 9 e Gioele Ganassi con il numero 11 e il portiere di riserva Cristian Rinaldi con il numero 23. I padroni di casa del Montecchio schierano Carlo Sanson con il numero 99, il portiere di riserva che è Marco Todeschini con l'1, Franco Giuliani con il 5, Capitan Zannini Andrea con il numero 6, Filippo Tele con il 7, Davide Zannini con l'8, Nicola Pozzo con il 9, Elia Guglielmi con il 23, Michele Dalla Valle con il 44, Tommaso Graziani con il 66. Agli ordini di coach Zanfi, come dicevo prima, invece Scandiano vede la guida tecnica di Alessandro Cuppisti. Insomma, Pippo, partita veramente interessante, la prima della classe qui al Palio Vaccari. Insomma, qualche contenuto importante c'è da dire, no? Assolutamente, Scandiano è una squadra molto giovane, ma ha beneficiato di innesti di assoluto livello su un'intelaiatura che era già collaudata, e ovviamente, come hai detto tu, un totem in panchina come Cuppisti, no? Bene, io direi a sto punto, Pippo, cosa ne avremo da dire nel corso dei 50 minuti di sfida. Attenzione adesso, Davide Zannini carica da dietro Ernest Cinquini. Insomma, Ernest, come ho detto proprio in premessa, qui insomma l'unico ex della partita, giocatore che si è fatto ben volere l'anno scorso proprio qui a Montecchio. Ora vediamo sempre Andrea Zannini, capitano, in avanti. Il signor canonico di Bassano del Grappa dice che la rimessa deve essere a tinte bianco-verdi, fermi tutti, dice un attimo di confusione, il punto esatto di battuta deve essere un po' più indietro. Insomma, Pippo, abbiamo parlato di Ernest Cinquini, insomma, quindi lo vediamo lì con la sua maglia numero 19, però insomma nel cuore dei tifosi bianco-verdi insomma è ancora ben presente, no? Eh sì, perché l'anno scorso infatti ha militato nella formazione bianco-verdi in A1, venendo convocato 12 volte senza reti, ma poi dando il suo supporto anche alla seconda squadra in A2 con 12 gol in 11 partite, no? Quindi una scorsa stagione però costellata anche da quell'infortunio, Nicola, a seguito di un incidente stradale che lo ha tenuto lontano dalle piste per un bel po', che è un giocatore comunque che è amato molto dal pubblico montechiese. E tra l'altro l'anno scorso è stato anche coach dell'Under 13. Bene, allora nel frattempo insomma le squadre se le stanno dando di santa ragione. Abbiamo visto prima un tiro che poi con la deviazione di Jacopo Ravici è finito sul soffitto, la pallina è stata sistemata nella metà pista. E attenzione, Davide Zannini placca in maniera plateale Davide Dei Nitte, sembra che vada tutto bene. Insomma, si scambiano anche un timido gesto d'affetto Elia Guglielmi e Davide Zannini con Davide Dei Nitte. In avanti ancora Scandiano con Lorenzo Barbieri, oggi
capitano, insomma. Pippo l'abbiamo già chiamato in casa un paio di volte, vediamo anche come si comporta in pista, insomma. L'allenatore di Scandiano è un certo signor Alessandro Cupisti, per chi si fosse messo in ascolto solo adesso, insomma. Io direi che forse è il caso di dire due paroline anche su di lui, no? Attenzione, scusate, ti interrompo per formare, dove c'era Franco Gigliani che era veramente lì per marcare il primo gol. L'Hockey uno sport velocissimo, proviamoci adesso, Filippo. Proviamoci, abbiamo detto un totem dell'hockey su pista, sicuramente l'allenatore di Scandiano. Come giocatore il Viareggino ha difeso i pali di Viareggio, poi Forte dei Marmi, Castiglione, Monza, Lodi, Vercello, Prato, quindi veramente un curriculum sontuoso. Per 10 anni poi ha difeso i pali della nazionale italiana, laureandosi campione del mondo, Nicola, nel 1986 in Brasile e poi 2 anni dopo a La Coruña con la nazionale italiana, no? Sì. Pisti, ha vinto anche un grande europeo organizzato europeo, l'Odi nel 90 e poi è passato storia anche, giusto Pippo, perché eh sì, perché sul podio anche alle Olimpiadi di Barcellona nel 92 con uno storico bronzo al collo. Ecco, ha chiamato proprio Cupisti. Prova. Bene, allora abbiamo fatto un veloce cambio di microfono perché qualche piccolo problema tecnico, insomma. Riprendo la diretta con Montecchio in fase offensiva, Davide Zanini sulla destra prova a mettere in mezzo per un compagno, non riesce, l'imbeccata, attenzione, era fallo di squadra numero 2 a carico dei locali con Andrea Zanini che è stato un po' troppo vivace su Nicolò Busani. Ora Cinquini con Busani vicino alla pallina. Busani all'indietro per Davide Deinite, ancora Deinite servito da Ernest Cinquini. In avanti Deinite tira, pallina abbondantemente fuori dallo specchio della porta difesa da Carlo Sansò. Davide Zanini, palo colpito dal numero 8 Montechiese, ora Deinite in avanti contro due maglie bianco-verdi, per un attimo aspetta, perde un tempo di gioco, la pallina finisce addosso alle gambe di Franco Giuliani, però è fuori dall'area utile di gioco, si riprende con la pallina rosso-blu, in avanti sempre Scandiano, controllato adesso dallo sguardo di Franco Giuliani ed Elia Guglielmi, all'indietro per Ernest Cinquini. Insomma, Filippo, una partita iniziata come pensavamo, insomma, poca tattica, già subito animosità, insomma, quando arriva la prima della classe che si inizia a meno. Assolutamente Montecchio non parte assolutamente battuta, anzi vorrà vendere cara la pelle e sta dimostrando sicuramente sfrontatezza e un grande entusiasmo nei primi minuti. Attenzione con Scandiano che scalda il guantone di Carlo Sanson con Nicola Busani, insomma, in avanti ancora Barbieri che oggi è capitano. Elia Guglielmi a segno nella sfida di 7 giorni fa con il Tiene. Elia in avanti, scambia con Davide Zanini che per il momento non si era accorto della pallina che gli stava arrivando, riparte all'indietro per Andrea Zanini,
anche Andrea, insomma, con il periscopio alto si dimentica per un attimo della pallina che finisce ora nella disponibilità scandianese, sempre con Davide Deinite. Insomma, Pippo, giovani di belle speranze, giocatori già affermati, insomma, Scandiano si sta dimostrando, insomma, in queste prime giornate di A2, come forse c'è una delle formazioni più interessanti che possiamo vedere qui. Attenzione, mi ho fermato un attimo la domanda che volevo farti, perché c'era Andrea Zanini in attacco che ripassa indietro per Franco Giuliani, insomma, Davide Deinite, insomma, anche questo è un giocatore da tenere sott'occhio, no? Eh sì, un giocatore assolutamente interessante, no? Perché negli ultimi 4 anni ha giocato in A2 con la seconda squadra del Forte dei Marmi, con qualche presenza anche in A1, per poi approdare alla corte di coach Cuspiti l'anno scorso. Quindi l'anno scorso ha collezionato tra Coppa Italia e campionato 28 presenze con 22 centri, quindi un giocatore assolutamente interessante. Bene, Franco Giuliani, anche lui vuole un po' riscattare una prestazione opaca, Filippo, controtieni, insomma, si aspettava, insomma, che il suo sangue sudamericano in qualche modo potesse, attenzione, ottima azione di Davide Zanini che proprio in quota ha cercato di schiacciare a rete, come nel tennis. Mi sono stato dicendo, insomma, di Franco Giuliani si è abituato in Coppa Italia veramente a prestazioni in chiaro scuro, giocatore molto esplosivo, ci mette molta la nave. Diciamo, secondo te è stato un passaggio a vuoto quello di 7 giorni fa con Tiene, insomma, quindi Franco, secondo te questa sera cercherà il punto di scatto, insomma, sta vivendo secondo te un momento un po' di appannamento? No, io direi, l'abbiamo visto Nicola in riscaldamento, Giuliani aveva gli occhi giusti, aveva sicuramente voglia di riscatto e di fare una grande prestazione. Lo vediamo dialogare anche con i compagni e il piglio mi sembra quello giusto questa sera. Sì, diciamo anche le panchine hanno preparato questa partita in maniera molto 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 importante, strutturata, insomma, da una parte coach Zanfi, l'abbiamo visto prima di entrare qui al Palio Vaccari, insomma, ha detto sì, abbiamo sciupato delle buone occasioni, insomma, quel gol sempre la prima giornata ad un secondo e 3 decimi di Menendez, veramente qui è stato aggiunto il pareggio da parte di Correggio, fa male, fa ancora forse più male il fatto di aver quasi raggiunto la parità contro Tiene, e quindi Montecchio ha bisogno di un determinato riscatto. Dall'altra parte, insomma, Alessandro Coppisti, pompiere, dice sì, la squadra gioca bene, le gambe girano bene, cercheremo di fare la nostra partita perché questo è un campionato di A2 molto molto livellato, no? Poi hai toccato, Nicola, un punto sicuramente molto importante, no? L'aspetto psicologico, quella vittoria sciupata in extremis per Montecchio potrebbe aver lasciato un po' il segno, minando la convinzione dei ragazzi di Zanfi, ma oggi credo che anche con la prima della classe Montecchio voglia assolutamente dimostrare di essere squadra quadrata, essere sicuramente in palla. Bene, allora non l'abbiamo neanche fatto in premessa, però in effetti qui su impostazione di cronaca i tecnici stanno facendo dei veri e propri miracoli, insomma, dobbiamo sempre ringraziare qui in regia Davide Meneghello e Carlo Dalla Valle che si stanno veramente prodigando per regalarci suoni, immagini e regia di questa sfida veramente veramente appassionante. Nel frattempo entra in pista Alex Rocca, insomma, anche Alex Rocca, insomma, uno di quei giocatori che fondamentalmente danno tanta quantità, no, Pippo? Assolutamente, Rocca è un bellissimo giocatore, è un giocatore innanzitutto che gioca sempre a testa alta, direi un assist man,
lo spagnolo di La Coruña, che l'anno scorso tra Coppa Italia e campionato ha disputato 28 partite con 11 reti e 2 assist, quindi un giocatore assolutamente da tenere d'occhio. Elia Guglielmi nel frattempo per Andrea Zanini, ogni tanto Pippo dobbiamo tornare in cronaca diretta, insomma ci sarebbe da dire tanto tanto e tanto su queste due formazioni, insomma, ma in avanti ora sgasa Lorenzo Barbieri, si ferma, ritorna sui suoi passi, cerca la pallina accompagnata e trova la rete del vantaggio quando sono trascorsi 9 minuti e 25 secondi dall'inizio della prima frazione di gioco. Insomma, ora questo infortunio, insomma, vogliamo anche grazie al replay che ci regala, insomma, Davide Meneghelli, insomma, ci ha regalato Davide Meneghelli, abbiamo in sostanza visto come la pallina accompagnata dal giocatore scandianese, insomma, complice anche un Ernest Cinquini che era lì davanti, insomma, la pallina è finita dentro in qualche modo. Fatto sta che Scandiano mette il muso in avanti e ora Montecchio, come è successo contro il Tiene nel derby di 7 giorni fa, si trova a dover rincorrere. Forse il carattere, Pippo, di questa squadra, man mano che le partite si giocavano, è aumentato, tanto è vero che, insomma, che abbiamo visto anche delle rimonte importanti nel corso della Coppa Italia, che è stata usata sostanzialmente come laboratorio. Però, insomma, è pur sempre un cantiere, però adesso, insomma, le partite, i tre punti sono pesanti. Adesso, secondo te, insomma, coach Zaffi cosa dovrà dire, cosa dovrà impostare, insomma, per cercare, insomma, il punto pareggio per la squadra? Direi Montecchio ha subito il gol forse nel momento migliore fino a qui. La squadra sicuramente sta producendo, sta proponendo un ok discreto, quindi sicuramente serve calma, sangue freddo. La partita è lunghissima, quindi Montecchio ha tutto il tempo e il modo per recuperare lo svantaggio. È entrato Michele Dalla Valle in pista, ora Scandiano in avanti con Nicolò Busani, perimetro largo per Filippo Fontanesi. Alex Rocca chiama in avanti i suoi, sempre Fontanesi, servito il 77, controllato dall'otto di Montecchio, Davide Zanini, Barbieri, Rocca, ancora Busani. Insomma, Pippo, qualche parolina anche su Nicolò Busani. Oggi è capitano, solitamente la fascia spetta al numero uno, che è Matteo Vecchi. Insomma, prima la panchina scandinese ci ha detto era indisponibile, insomma, quindi è stato chiamato in causa come portiere del quintetto base di partenza Jacopo Ravegi, e la fascia e confortanti per Coach Zaffi, quindi il gol è assolutamente meritato. Sì, bene, attenzione, abbiamo fatto anche in velocità un cambio di microfono con Pippo, insomma, stavi parlando del punto della parità di Montecchio, insomma, meritato, giusto?
dicevamo assolutamente Montecchio doveva mantenere la calma perché il gioco lo stava esprimendo e in effetti è arrivato il gol del pareggio, ma Montecchio sta mostrando assolutamente un piglio incoraggiante questa sera e tiene testa assolutamente in maniera ottima contro la prima della classe. Nel frattempo, insomma, il time out chiesto da coach Zanfi coincide con il fallo di squadra numero 3 per Montecchio, ancora a zero gli ospiti. Attenzione, insomma, tu mi insegni, Pippo, che la partita disciplinare è una partita nelle partite, no? Bisogna vincere anche quella, quindi facendo meno falli possibili. Io ti sgancio, insomma, perché forse è il caso di andare a sentire, insomma, cosa dicono i mister. Nel frattempo io cerco di spoilerare qualche risultato sempre del girone A di questa serie A2 di Hockey su Pisa. Insomma, nel pomeriggio Modena e Sandrigo hanno chiuso la propria sfida con un 5-5 pirotecnico, 5 pari finali, 5-3 stava vincendo Modena, è stata raggiunta proprio nei minuti finali da Sandrigo. Qui alla Vaccari Scandiano e Montecchio sono sull'1-1, così come il Seregno con il Novara e anche l'altro derby che si sta giocando al Pala Ceccato a Tiene, trattiene e roller di Bassano. Insomma, sicuramente Pippo, in premessa insomma abbiamo detto che insomma Cupisti sa il fatto suo, ti sentivo origliare, insomma hai come un ladro nella notte, ti sei avvicinato insomma per sentire time out assolutamente cristallino da parte di Cupisti. Ha usato un po' di francese o qualche francesismo nella prima parte per destare un po' i suoi, li ha chiamati un po' all'ordine qualche sgridata da parte del mister. Seconda parte di time out assolutamente costruttiva. La parola d'ordine per Cupisti è stata calma e sangue freddo. Bene, sempre in avanti Montecchio. Ora Nicola Pozzo è entrato in pista. Il quintetto di Montecchio vede i fratelli Zanini con Nicola Pozzo, Michele Dalla Valle, sempre Carlo Sanson tra i pali. Dall'altra parte vediamo Alex Rocca con Jacopo Ravigi in porta, Barbieri con il 29, attenzione, è entrato anche Gioele Ganassi con il numero 11, insomma questo biondo platinato, insomma anche Gioele, insomma un altro da tenere sott'occhio, no Pippo? È un classe 2005, no? Alla prima stagione in A2. Dove finora ha scritto il suo nome a referto con due reti nel 12-1 contro Novara in Coppa Italia, giocatore quindi assolutamente interessante. Allora Alex Rocca e blocco di Barbieri su Davide Zanini, sgasa in avanti il 9, attenzione con la pallina proprio per Gioele Ganassi, si butta lì giù Carlo Sanson, ferma la pallina prima che potesse entrare il ciuffo di Nicola Pozzo e ora Michele Dalla Valle chiude un triangolo perfetto, forse un equilatero, un isoscele. Fatto sta che Montecchio mette lui il muso in avanti 2-1, un'azione magistrale, Pippo. Assolutamente gran gol, ma grande azione. Montecchio sta giocando una partita assolutamente notevole, grande convinzione sin dall'inizio, è andata sotto, non si è persa d'animo, ha pareggiato e ora in avanti. Insomma, penso che coach Danfi abbia insegnato un po' di geometria ai suoi, perché questa è stata veramente un'azione meravigliosa, come ci ha insegnato, come ci ha fatto vedere anche pochi secondi fa Davide Meneghello con lei. Attenzione, Ganassi rovina addosso al palo, fermi tutti. Ora Scandiano è sempre lì in agguato. Nicola che dai e vai. Ganassi, che conclusione. Attenzione a Nicola Pozzo, Franco Giuliani, quando c'è da metterci calatre, di sicuro è uno dei primi a rispondere presente. In avanti Lorenzo Barbieri, adesso l'indietro per Ganassi, Alex Rocca, a memoria sempre per Barbieri, Ganassi, insomma, Scandiano cerca la manovra, sta
per il momento perdendo, insomma, primo tempo che se ne sta andando in maniera abbastanza veloce, insomma, mancano esattamente 540 secondi, insomma, alla fine delle ostilità di questa prima frazione di gioco. Nicola Pozzo lì dietro per Zanini, insomma, Pippo sempre il solito teorema che dico in ogni cronaca, però insomma, dati 5 giocatori in pista, uno è sempre Zanini, e capiamo anche il perché, no? E il prodotto non cambia, potremmo dire, anzi cambia, perché comunque questa sera Montecchio sta facendo una prestazione assolutamente sopra le righe. E io ho io una domanda per te, Nicola. Scandiano è rimasta forse un po' sorpresa dall'atteggiamento sbarazzino e aggressivo di Montecchio? Io ti dico sicuramente sì. Probabilmente, insomma, nelle dichiarazioni pre-partita coach Cuppisti, insomma, aveva detto non mi fido di Montecchio, insomma, il livello di questa A2 è buono, insomma, non ci sarà una squadra che prevarrà nettamente sulle altre, però forse i ragazzi, insomma, in rosso-blu, dopo il primo gol di vantaggio, insomma, forse si sono fatti trovare un po' impreparati, ecco. Ora vediamo un po' anche la consistenza di questa squadra, perché fondamentalmente è la prima volta che vanno in svantaggio da quando è iniziato questo campionato, perché in effetti sia contro Tiene due settimane fa che contro Sandrigo la scorsa hanno sempre condotto lo score. E ora vediamo, insomma, se questa squadra ha carattere, no, Filippo? Direi proprio di sì, cioè capolista Scandiano, quindi deve dimostrare diciamo il carattere e dare risposte in termini di maturità. Una squadra giovane, ma sappiamo, Nicola, che la società ha un programma ben chiaro, un programma biennale per portare la squadra alla promozione in A1, quindi assolutamente intenzioni molto chiare e molto definite. Nel frattempo Franco Giuliani e Andrea Zanini scambiano diagonale largo del capitano con la sua maglietta numero 6, controlla Alex Rocca, insomma, il galiziano per linee orizzontali per Davide Deinite con il 7, sempre il rosso-blu in avanti, Busani con il 5, insomma, Pippo, qua insomma hai materiale per raccontare, insomma, un po' anche dei giocatori, insomma, hai già detto di Alex Rocca, insomma, di Niccolò Busani, però insomma giovanissimo. Nel frattempo il signor Canonico alza due dita al cielo, ingaggio, ecco, insomma, anche Niccolò Busani è un ragazzo, insomma, sicuramente da tenere sott'occhio, no? Eh sì, è un classe 2003 Niccolò, l'anno scorso ha disputato 28 partite tra campionato e Coppa Italia con 28 reti e 2 assist. Quest'anno invece Coppa Italia ha 8 presenze e 14 gol. Nelle prime due uscite invece di campionato, in due partite ha totalizzato 2 gol. Allora, nel frattempo dietro quella porta lì è successo di tutto. Montecchio con una bomba da parte di Andrea Zanini. In avanti ora Scandiano, viene premiato il taglio sempre di Nicola Busani, insomma, hai detto prima qualcosina che su di lui. Ora Lorenzo Barbieri, sempre per Busani, all'indietro per Alex Rocca, guarda in avanti a testa alta il piazzamento dei suoi compagni, si riparte dalle retrovie con Barbieri, sempre per Busani, riparte Montecchio, riparte Michele Dalla Valle, in avanti per il capitano, e ora attenzione veramente lì con un colpo quasi tennistico, uno smash, cercavano il punto del vantaggio, sarebbe stato un 3-1 a 360 secondi dalla fine, che forse avrebbe già indirizzato la partita, no? Sembrava, Nicola, l'azione del raddoppio per Montecchio che sta sfruttando bene la catena di destra con dei passaggi ficcanti a centro area, andata vicino a Montecchio al 3-1. E direi Nicola che Scandiano comunque ha subito un po' il contraccolpo psicologico del 2-1, sta rialzando la testa e mettendo pressione
offensiva. Sì, ora bisogna vedere un po' come quali indicazioni darà anche coach Cuppisti, insomma adesso solitamente lo si vede sempre abbastanza compassato in panchina, però attenzione, Franco Giuliani è il 5 in avanti per una steca, attenzione, adesso viene chiamato un fallo con pallina nella disponibilità di Montecchio, sempre Franco Giuliani, all'indietro circonnaviga i pali Andrea Zanini, Pippo, qua insomma carattere a volontà, insomma come dicevi te in premessa, abbiamo visto gli occhi della tigre su Franco Giuliani, insomma il peso specifico del 5 di San Juan si fa sentire, no? Assolutamente sì, dicevamo prima ufficio facce, no? Giuliani molto determinato, ho appena visto coach Cuppisti aggrottare un po' la fronte, leggermente preoccupato. Preoccupato sì, perché nel frattempo Nicola Pozzo, insomma, con un tiro veramente salvato in qualche modo da Jacopo Raveggi, è andato vicino tanto così dal gol del 3-1, insomma, quando mancano 260 secondi ed eccolo lì, insomma, il punto del pareggio di Scandiano con Davide Deinite. Coincide anche questo punto della parità con il time out chiamato da coach Cuppisti. Vediamo un po', secondo me, nella panchina di Montecchio come coach Zanfi cercherà di dare qualche indicazione per i suoi ragazzi, insomma, che hanno appena adesso subito il punto del 2-2. Partita sicuramente divertente, due squadre giovani hanno proprio, non hanno avuto il tempo di studiarsi, sono partite a bomba tutte e due. Montecchio in avanti, ha recuperato Scandiano. Pippo, insomma, se ti vedo reduce insomma dai time out di coach Zampi, se puoi cortesemente, insomma, mettendo qualche omissis sicuramente spiegare al gentile pubblico, insomma, come cosa Nicola ha detto. È stato davvero serafico, è stato un time out quello di Zampi dove ha fatto leva sul sentiment, quindi assolutamente ha cercato di toccare il lato emotivo. Ragazzi, crediamoci, quindi nonostante il gol subito ha voluto dare fiducia e infondere grinta ai suoi ragazzi. Allora riparte dalla metà pista Montecchio, Davide Zanini riceve dal fratello, controllato da Ernest Cinquini, insomma, come abbiamo detto più di qualche volta, grande ex della partita. Alex Roca sgasi in avanti il galiziano in buca d'angolo, all'indietro sempre per uno dei suoi, nella fattispecie Davide Deinite. Ora sempre Scandiano in avanti con Ernest che non trova il punto per poter appunto fermare il piede, e ora attenzione, fallo di squadra semplice fischiato dal signor Canonico, insomma va bene così, si dicono insomma i giocatori, forse non l'ho detto prima in cronaca diretta, insomma il gol di Scandiano è stato siglato da Davide Deinite, insomma, che quindi insomma si trova comunque ad aver rimesso in piedi, insomma, una partita che forse si stava dimostrando un po' complicata, no? Eh sì, è arrivato il gol per un attimo, intanto, forse 7 centimetri e mezzo, insomma, abbiamo parlato di geometria, penso che insomma se calcoli il cateto di questo tiro, di questa parabola, di questo arco di Franco Giuliano, non superiamo forse i 7 centimetri, insomma la pallina è andata fuori di veramente poco, no? Sì, direi che anche io ho visto questi 7 centimetri nitidamente. Comunque dicevamo, partita assolutamente bella, godibile, tirata, due squadre che si stanno affrontando a viso aperto. Abbiamo visto la reazione di Scandiano, che dice siamo primi in classifica e c'è un motivo ovviamente, ma Montecchio assolutamente ribatte colpo su colpo. In coabitazione con Novara, il primato in classifica, chiaramente
Montecchio non vuole mollare, ora con il diagonale di Davide Zanilli controllato da Jacopo Raveggi. Deinite galvanizzato dal gol, attenzione, attenzione, scontro pauroso tra, che vede coinvolti, Franco Giuliani, Davide Deinite, Carlo Sanson. Resta a terra il giocatore scandianese, ferma tutto il signor Canonico, i sanitari a bordo pista pronti per entrare, insomma adesso vediamo un po' il da farsi, Pippo. C'è un giocatore scandiano a terra, sembra comunque nulla di grave. C'è stata un'azione, un ribaltamento di fronte per Scandiano che ha queste ripartenze molto rapide, molto ficcanti, Nicola. Bene, che... applauso sportivo che arriva dagli spalti di un Paravaccari che pian pianino si sta popolando, insomma vediamo anche i ragazzi delle giovanili di Montecchio, insomma l'abbiamo detto parlando del 19 scandianese, insomma molti sono stati allenati da Ernest Cinquini. E ora attenzione, diagonale, trottola con Davide Zanini che non trova l'impatto giusto per la sfera. Nicola Pozzo con il 9 fa andare avanti il suo ciuffo dietro i pali della porta di Raveggi, sempre il capitano, ed ora alza le braccia, dice cosa ha preso il portiere, fallo di squadra a carico di Montecchio. Attenzione perché siamo a 5 falli di squadra quando mancano 105 secondi alla fine di questa prima frazione di gioco. Allora Andrea Zanini in avanti, alza il periscopio il capitano, tira su la cresta, passa per Franco Giuliani, attenzione, pallina che è stata toccata in qualche modo da Raveggi, sempre Alex Rocca ora all'indietro, cerca di ripulire la sfera, viene posta in avanti per uno dei suoi, pallina che finisce sempre in buca d'angolo, riparte Nicola Pozzo, sempre per Franco Giuliani, insomma il ragazzotto di San Juan, vediamo se libera la conclusione, fermato da Ernest Cinquini, sempre Nicola Pozzo. Applauso da parte del pubblico di Montego che vuole incoraggiare i propri beniamini, insomma stanno girando la sfera. Forse Pippo, tu che hai visto Montecchio anche nelle prime sfide di Coppa Italia, forse era una cosa che non riusciva tanto bene, no? Sì, assolutamente, la squadra appare trasformata dalla fase della Coppa Italia. Io sto vedendo un Montecchio assolutamente tenere il campo molto molto bene, e quindi è incoraggiante. Disciplina e struttura, no? Assolutamente, e direi che è incoraggiante questo primo tempo per la squadra dei Zanfi. Se la può giocare questa sera contro Scandiano. Allora 24 secondi per assistere al tramonto di questo primo tempo, magia di Franco Giuliani che veramente per un non so cosa, per un amen non riesce a buttare la pallina in fondo al sacco. 16 secondi ancora per giocare, attenzione al contropiede con Davide Deinite tra stecche bianco-verdi. Ora Andrea Zanini guarda il tabellone, capisce che forse è il caso di buttarli in avanti. 2 secondi, 1, finisce ora la prima frazione di gioco. Filippo, una fotografia, insomma ci stiamo divertendo tantissimo. 2-2 tra Montecchio e Scandiano, prima in avanti gli ospiti, pareggiato il Montecchio, in avanti Montecchio, riagguantato il pareggio da parte di Scandiano. Ecco, partirei dall'ultima azione, cosa ha fatto Giuliani, una magia davvero davvero stupenda, poi stavamo quasi per gridare al gol. Così invece non è stato, il disappunto da parte di Giuliani. Ma che partita è stata? È stata una partita, un primo tempo assolutamente entusiasmante, due squadre che come dicevamo si stanno affrontando a viso aperto, e quindi molto bene, molto bene, propedeutico per un secondo tempo all'altezza, no? Assolutamente, ci allora, sentiamo un secondo tempo scoppiettante. Bene, allora io interrompo la narrazione di questa prima frazione di gioco, ci vediamo fra 9 minuti e 10 secondi esatti quel Paravaccari, e come dicono quelli bravi adesso Davide Meneghello lancerà i consigli per gli acquisti, e arrivederci fra qualche minuto.
abbiamo imparato che piccoli gesti fanno la differenza. Anche con il cancello di casa è possibile farlo. Scopri le automazioni Beninca a risparmio energetico. Beninca, la casa buona. Trova il tuo installatore su lacasabuona.it. We all sustain the planet by using certified raw materials sourced from sustainably managed forests, fueling our plants with renewable energy that we also make available to our team members. This is how we all sustain the future. Palladio Group. CESFAV, Centro Servizi Funebri Alto Vicentino, Agenzia di Marano Vicentino, via Vittorio Veneto 25, info su cesfav.it.
siamo qui in presa diretta per la seconda frazione di gioco di questa appassionante e vincente partita, insomma, Montecchio Scandiano, dopo i primi 25 primi, 2-2, insomma, Pippo, classica domanda, insomma, cosa avranno detto gli allenatori negli spogliatoi se tu fossi stato una mosca, insomma, cosa avresti carpito, ecco, insomma, in questi 10 minuti di time out? Ma io direi Zanfi, secondo me, ha proseguito con il mood emotivo. Ragazzi, ha detto durante il time out di crederci, e sicuramente anche in spogliatoio, e quindi crederci, perché comunque Montecchio sta disputando un'ottima partita. Cupisti dall'altra parte sicuramente avrà alzato le antenne, perché vede, capisce che la trappola che può tendere Montecchio, e quindi avrà chiamato i suoi alla massima attenzione. Nel frattempo, mentre stavamo descrivendo, insomma, il time out, l'intervallo, da una parte Roca, dall'altra Franco Giuliani, insomma, ci hanno fatto capire, insomma, non c'è mai stata una fase di studio in questa partita, e penso neanche in questa seconda frazione di gioco ci sarà. Allora, adesso in avanti Scandiano con Barbieri, sempre per linee orizzontali in maniera forse un po' troppo imprecisa per Alex Roca, il galiziano in avanti per De Unite, autore della marcatura del 2-2, ottima combinazione ora Zanini, Davide, Guglielmi, Elia dalla sua mattonella, Elia prova la staffilata, la pallina finisce in out, si riprende con la rimessa per Montecchio, con Elia Guglielmi che passerà probabilmente per il capitano Andrea Zanini, pronto anche il fratello Davide poco più in avanti. Andrea Zanini, combinano i due fratelli, Davide alza la testa, preferisce servire per Franco Giuliani che scalda il guantone di Jacopo Ravegi. Insomma, Pippo, abbiamo dato per scontato, insomma, che Ravegi fosse un consumato titolare, invece anche lui, insomma, un giovane di belle speranze, no? Assolutamente, cioè, Ravegi, ragazzi, stiamo parlando di un classe 2004, quindi un ventenne, è un giocatore promettente, convocato 8 volte in Coppa Italia e 2 in campionato, tra l'altro è nato e cresciuto nelle file dell'Amatori Lodi, quindi è la prima esperienza fuori Lombardia. Tra l'altro, una nota, ha fatto parte anche della nazionale italiana Under 19, che è stata vice campione del mondo. Allora, Andrea Zanini, Davide Zanini, Lotto si guarda attorno, sempre è una buona idea passarla per il fratello, in buca d'angolo il 6, circunnaviga i pali e combina sempre con suo fratello, ancora i due Zanini, insomma, Franco Giuliani, mancano 6 secondi alla fine dell'azione utile, vediamo cosa si inventa il 5 di San Juan, probabilmente non si accorge che i 45 sono scaduti, la sirena glielo ricorda, però nel frattempo la pallina è andata nella disponibilità scandianese, transizione di De Unite, avanti per Roca, sempre il 7 rosso-blu per Barbieri, pallina che resta lì, fa buona guardia Carlo Sanson, e attenzione, ottima azione difensiva di Andrea Zanini, scalda con un suo diagonale il guantone sinistro di Ravegi, la pallina finisce fuori. Insomma, Pippo, ci stiamo divertendo, no? Assolutamente, un brevissimo focus su Giuliani, Nicola, come è uscito dagli spogliatoi con una cazzimma davvero sudamericano, notevole, e poi come sta marcando anche il numero 5 Busani, sta copiando letteralmente tutti i movimenti del giocatore scandianese, quindi assolutamente Giuliani questa sera vuole essere protagonista del match. Allora, Scandiano a comandare le operazioni in avanti, Alex Roca con il 9, insomma, io ho visto proprio anche in diretta la sfida, la prima di campionato
tra Tiene e Scagnola, la pallina filtra in qualche modo, insomma, in avanti, sempre il 5 di San Juan a ripulire la sfera, la passa per Zanini. Insomma, l'esperienza di Montecchio che combina, non trova il tapin vincente. Insomma, stavo dicendo, ho visto anche proprio live Scandiano contro Tiene, squadra veramente molto quadrata, solida, è riuscita a segnare anche nonostante un power play di Tiene, perché non si era concretizzata la marcatura di una punizione di prima da parte di Damiano Del Pras, se non ricordo male. Insomma, Scandiano è una bellissima piazza, città emiliana, e attenzione, Rocca in avanti, Carlo Sanson toglie dal multiverso questa pallina, penso che questa parata valga come un gol, no Pippo? Mamma che parata, ragazzi, di Sanson, ha fatto un numero straordinario su un'azione favolosa da parte di Rocca, sicuramente ha salvato il risultato il portiere del Montecchio in questa occasione. Allora, noi sempre con uno sguardo sulle altre sfide, con Seregno che sta perdendo tra le mura domestiche per 3-1 con Novara, quindi se Novara si troverebbe probabilmente da solo questa sera, insomma, se il risultato del Palle Vaccari venisse rimanesse tale da solo in testa della classifica, insomma, dopo 3 giornate. Nel frattempo Tiene ha messo la freccia con Bassano in virtù delle marcature di Pietro Luoti, stecca calda quella del numero 6 tienese, e di Alberto Rigo. Allora Scandiano in avanti legge molto bene Elia Guglielmi, prova a scrivere invece un diagonale che si perde in una stecca scandianese, insomma viene decriptato il messaggio da parte della difesa rosso-blu come pericoloso, ferma l'azione in avanti del 23, riparte Busani e ora a testa alta vediamo se si libera della marcatura sempre del 23 tienese in forza al Montecchio, preferisce alleggerire Alex Rocca, insomma non ho ben capito se con un galiziano stretto o con un dialetto emiliano di circostanza chiede ai suoi, insomma, di stare un po' più larghi. Franco Giuliani, attenzione, retroporta per lui, viene, si ferma, riparte, insomma, con la bava alla bocca per cercare di salvare il salvabile, e ora attenzione, il signor canonico mette la mano in tasca, tira fuori il cartellino blu, finisce a carico del capitano Lorenzo Barbieri, e ora punizione di prima per Montecchio. Siamo già forse in una fase cruciale della partita, Pippo, visto l'equilibrio che ha contraddistinto i primi 25. Ed equilibrio anche nei primi 6 minuti e mezzo del secondo tempo. Abbiamo visto Scandiano che ha cercato di alzare il volume della radio in attacco, ma Montecchio davvero non si perde l'animo e ribatte colpo su colpo. Allora, Jacopo Raveggi apre le ali, nel frattempo il signor canonico gli dice, gli ricorda, insomma, le regole base per poter affrontare questa punizione di prima. Franco Giuliani tira o muove pallina? Muove la pallina, alza e schiaccia, insomma, forse un leziosismo in più. Franco oggettivamente avrebbe potuto fare qualcosa di meglio, però come dicono quelli bravi, Montecchio è in power play, però attenzione Scandiano, perché come ho ricordato prima controtiene, Scandiano sa dove mettere gli uomini anche se giocano in tre. Comunque situazioni di power play che Montecchio dovrebbe cercare di sfruttare, chiaro, come hai detto tu, Scandiano sa come si fa in questi casi, vediamo allora se da questa situazione di vantaggio Montecchio saprà trovare quel gol che darebbe sicuramente uno sprint aggiuntivo alla sua partita. Allora il quadrilatero di Montecchio si posiziona, come abbiamo visto, insomma, grazie all'immagine che ci sta regalando Carlo Dalla Valle sotto la supervisione di Davide Meneghello anche in questa seconda frazione di gioco. Franco Giuliani, retroporta per Davide Zanini, sempre per Franco Giuliani, insomma due che si nascondono dietro la porta di Raveggi, e ora pallina che oggettivamente è un po' troppo alta,
un po' troppo di superficialità, forse qua insomma Montecchio vorrebbe un po' strafare, però ricordiamoci che insomma non ci sono solo i quadricipiti, ma c'è anche il cervello da far giocare, no? Il cervello lo sta facendo sicuramente girare bene Scandiano nell'azione difensiva, dimostra assolutamente di avere tutte le carte giuste per recitare una parte da protagonista come sta facendo nel campionato. Attenzione, e qui intanto se le danno di santa ragione. Sì. Sicuramente insomma anche il pubblico inizia. Warning a carico di Alex Roque, insomma attenzione, finisce sul taccuino del signor canonico di Bassano. Nel frattempo insomma 4-4, Scandiano ha fatto trascorrere i suoi minuti a 16:26, ritornerà in pista il quarto giocatore di movimento, insomma ha di fatto neutralizzato per ora l'onda di Montecchio, che con il power play dovrebbe usare qualcosina di più, no Pippo? Ci sta provando ma non è facile. Sì. Scandiano si difende in maniera molto ordinata. Ora Franco Giuliani insomma deve respirare forse un po' di più, insomma vorrebbe segnare ancora forse in testa quella punizione di prima sbagliata. Attenzione, si butta a terra dei Nit dopo il contrasto con Zanini, non viene ravvisata da parte del signor canonico alcuna infrazione. Attenzione, eccoli lì a 16:24, di nuovo in quattro di movimento Scandiano, entra Fontanesi, più largo per Busani, sempre Fontanesi, dei Nit il 7 col 77. Alex Rocca insomma incita i suoi, insomma ha perso una ghiotta occasione Montecchio per mettere di nuovo il muso in avanti. Attenzione, ora Carlo Sanson para il tiro di Niccolò Busani. Da un 5 all'altro Franco Giuliani, insomma adesso forse un po' stanco, vediamo se coach Zanfi cosa secondo te dovrebbe aggiustare, Pippo. Ma sicuramente Montecchio avrebbe potuto approfittare della situazione di power play, devo dire Nicola ci sta provando, e ora ecco il cambio chiamato da Zanfi, giustamente rientra capitan Zanini. Sì. E quindi si affida alle proprie certezze coach Zanfi. Allora nel frattempo time out chiesto da coach Alessandro Cuppisti, insomma sentiamo un po' cosa da dire il tecnico è via Regina, insomma vedo anche in pista Ernest Cinquini, dall'altra parte insomma sento proprio dalla postazione un coach Zanfi che non vuole assolutamente che le palline vengano buttate, sparate in avanti. Se ne sono andati quasi 10 primi di questa seconda frazione di gioco, per ora nessuna delle due porte è stata toccata da un gol, insomma come si era chiuso il primo tempo sul 2-2 lo stesso punteggio rimane, però attenzione perché Montecchio i fali di squadra sono 7, iniziano a pesare a 15:32 dalla fine. Scandiano abbondantemente sotto il livello di guardia con un solo fallo di squadra. Pippo, insomma, ti sei avvicinato 4-4 alla panchina di coach Cuppisti, cosa hai potuto osservare e soprattutto ascoltare? È stato uno spettacolo davvero. Cuppisti ha un carisma che i propri giocatori avvertono e respirano in ogni momento. Ha chiesto di sfruttare in maniera più efficiente le corsie laterali e poi un faccia a faccia molto animato con il numero 77 Filippo Fontanesi, e si è rivolto a lui Cuppisti, gli ha detto hai un gran fisico, fallo valere. Eh sì, anche perché ora vediamo come si sta comportando con Michele Dalla Valle, selva di gambe nel traffico dei Nit, carica il tiro, attento Carlo Sanson,
sempre all'indietro dei Nite per Alex Rocca, prova a giocare d'esperienza Scandiano. Ernest Cicquini si fa vedere, non viene servito, il galiziano in avanti sempre per Fontanesi, insomma anche Fontanesi un ragazzotto, come hai detto te, Pippo, dal grande fisico, ma insomma anche di grande prospettiva, no? Fisico di, dicevamo, da Marine, classe 2. Attenzione, scusami Pippo, ti ho interrotto perché la pallina stava per entrare in porta, però l'azione è sfumata, prosegui pure, scusami, dell'intromissione. Ha partecipato al campionato di A2 con l'Amatori Modena lo scorso anno, è rientrato ora alla base. L'anno scorso 26 partite tra campionato e Coppa Italia di A2, realizzando due reti. In questa stagione 10 gare tra Coppa Italia e campionato, con un totale di 5 reti. Allora diciamo che insomma le scintille non sono mancate tra queste due formazioni. L'anno scorso, insomma, qui al Pala Vaccari, la partita quasi insomma allo stesso periodo, l'8 di gennaio, terminò per 4-3 in favore degli emiliani, proprio alla prima di campionato. Attenzione, vediamo un po' cosa è successo, insomma si stanno spiegando Canonico e Zanì, insomma vediamo cosa da dire. L'arbitro di Bassano spiega al capitano Montechiesi insomma l'accaduto, chiama la distanza Michele Dallavalle. Insomma, stavo dicendo insomma che alla fine l'anno scorso la partita terminò per 4-3 in favore degli emiliani nel primo di campionato. Partita vivace anche quella dell'anno scorso, Pippo, perché Alex Rocca a 7 minuti dalla fine segna il gol del 4-3, però a 13 secondi dalla fine Davide Zanini forse ancora in mente quella punizione di prima sbagliata che avrebbe permesso un pareggio forse più giusto. Attenzione, Ernest Cinquini si allunga troppo la pallina, insomma, quindi due squadre che hanno sì cambiato gli attori, però insomma quando si trovano qui al Pala Vaccari, insomma, scintille promettono e scintille realizzano, no? E Diego Guglielmi, attenzione, un rigore in movimento un rigore grande in movimento, sì, questa sì, non sfruttata, aveva sulla steca Elia la pallina del vantaggio, insomma ora deve essere bravo a resettare. Insomma, Elia tantissime qualità come giocatore, ci mette sicuramente impegno, insomma si fa valere anche il suo fisico sicuramente prestante, deve sicuramente dimenticare ora gioco che molto spesso vediamo, insomma Fontanesi per evitare guai peggiori butta la pallina fuori dalla pista per evitare che ci fossero i 5 secondi di fallo di campo, insomma, a favore di Montecchio. Ottimo il taglio di Andrea Zanini, telefona al fratello e neutralizza appunto Jacopo Ravegi. Sempre in avanti gli emiliani, ora con Ernest Cinquini per Alex Rocca, sempre per linee orizzontali con Davide Deinite, scatenato il 7. Attenzione, dice il signor Canonico, c'è qualcosa che non va. Riparte Montecchio, riparte Lia Guglielmi, riparte Capitan Zanini, insomma su di lui sandwich rosso-blu, alla meglio Alex Rocca, ringhia su di lui Davide Zanini, controlla il galiziano, lo mette in buca d'angolo, due maglie bianco-verdi, si dimena in qualche modo il giocatore spagnolo. Il direttore di gara dice fermi tutti, la pallina è bianco-verde. Insomma, abbiamo visto Pippo in questa transizione est-ovest come insomma anche Alex Rocca insomma, ha cercato di difendere con i denti, con le ughe, con tutto quello che aveva questa pallina che poi è finita a Montecchio, no? Assolutamente grande determinazione anche da parte di Rocca nel tenere botta. In questo caso era stato messo in inferiorità numerica con il raddoppio. Come sta cercando a livello di tema tattico Scandiano il ribaltamento destra-sinistra in attesa di un inserimento centrale, Montecchio invece direi più convinta per quanto riguarda la verticalità.
Allora, vediamo un po', e attenzione Montecchio. Allora, sicuramente partita meravigliosa, perché ora è partita, attenzione, la girandola dei contropiedi. Eccolo qui. Però Ernest Cinquini lascia partire una sassata che si infila alle spalle di Carlo Sanso nel più classico gol degli ex, sposta il baricentro della gara a favore di Scandiano, e io ricordo sempre attenzione, perché la partita disciplinare vede Montecchio in vantaggio per 7-1, e mentre la partita vera e propria vede Scandiano in vantaggio per 3-2. Pippo, quindi Montecchio deve stare attento a non fare fallo, ma soprattutto adesso deve recuperare quando mancano 611 secondi alla fine di questa partita, no? Intanto il gesto tecnico, la bomba, la staffilata da parte di Cinquini, che è veramente gol favoloso. E sicuramente adesso la partita si mette un po' in salita per Montecchio, c'è il tempo comunque per recuperare, 10 minuti sono una vita e mezza nell'occhio, no? E mezza, assolutamente. Però attenzione alle ripartenze in questo caso di Barbieri di con Busani, anzi il numero 5, che prova a far male nuovamente a Montecchio, che sta probabilmente ancora sanguinando per la bomba che ha tirato il 19 rosso-blu. Insomma, qualche secondo fa abbiamo visto, anche abbiamo apprezzato con il replay di Davide Beneghello il gesto tecnico del giocatore che l'anno scorso era appunto qui alla corte del presidente Riva. Insomma, da quest'anno c'è attenzione. Ora Ernest fa lo sgambetto al suo amico Andrea Zanini, semplice fallo di squadra. Ora i falli sono sempre 7 Montecchio, però 3 quelli di Scandiano. Attenzione a 11 secondi per Montecchio per poter battere a rete e recuperare la pallina Fontanesi. Ed eccola qua la fisicità di Fontanesi, chiesta da coach, da mister Cupisti. Allora Ernest Cinquini per Niccolò Busani. Pensati Filippo, nelle precedenti sfide era stato convocato anche Riccardo Busani, fratello, classe 2009, 15 anni, che ha debuttato in Serie A2 quest'anno. Quindi insomma, super talento da parte dell'hockey scandiano, che ha lavorato tanto tanto e tanto sul settore giovanile, no? Un ragazzo che sta facendo contemporaneamente 4 competizioni: campionato under 17, under 19, under 23, e quindi apparizioni. Quando anche uno è bravo, no? Ecco, quindi 15 anni. Allora vediamo insomma qui della nostra postazione il signor Canonico sta confrontandosi con la panchina scandianese per alcuni accaduti. Nel frattempo terminano i primi 45 secondi di time out, ce ne sono altri 15, mancano 55 secondi alla fine di questa seconda frazione di gioco. Montecchio si trova a dover rincorrere Scandiano. Insomma, in avanti Scandiano, pareggio, in avanti Montecchio, pareggio, ora in avanti Scandiano. Pippo, hai sentito il time out di coach Cupisti, insomma, cosa ci racconti? Insomma, Cupisti molto, molto soddisfatto, molto contento di come stanno disputando il secondo tempo i suoi ragazzi. Quindi si è complimentato con loro e ha chiesto di continuare con questa intensità e con questa attenzione. Allora Franco Giuliani viene neutralizzato dalla difesa scandianese, sempre il sicco del San Juan. Ora vediamo se riesce in qualche modo, prima con il suo tiro, poi con quello di Michele Dalla Valle. Due partite di campionato, due gol per il ragazzotto con la maglia numero 44. Fermi tutti, dice. C'è da sistemare i paramenti di Jacopo Ravegi. Insomma, ha preso una bomba di Franco Giuliani in pieno stomaco. Chiaramente i portieri sono protetti. Insomma, quando l'argentino carica, insomma, penso che il portiere, oltre a farsi il segno della croce, deve stare attento anche un po' a proteggere, insomma, la sua fisicità, deve tenere botta, no? E parare il colpo proprio in tutti i sensi.
Vabbè, Nicola Busani in avanti, controllato da Nicola Pozzo. Nicolò per Barbieri. Fontanesi a testa alta, vede Cinquini, non lo serve, però si autopassa la pallina. Il 77 in buca d'angolo, pallina che rimane nella disponibilità di Montecchio con Franco Giuliani. In avanti il capitano, tenta alla botta, prima resta lì e Nicola Pozzo. Questo Filippo è il punto del tre pari, tutti ad abbracciarsi a metà pista. Insomma, diamo anche un po' le percentuali di merito di questo gol, perché insomma, tiro da metà pista di Andrea Zanini, classico azione hockeyistica, tap-in di Nicola Pozzo. Insomma, Montecchio ci stava provando in tutti i modi, quindi gol assolutamente meritato. Il 3-3 rende giustizia agli sforzi di mister Zanfi, e ora la partita si fa ancora più bella. Nel frattempo Nicolò Busani prova a clonare l'azione d'attacco da parte di, che abbiamo visto appunto, con la quale è scaturito il gol di Montecchio da parte di Pozzo. Ha provato a clonare l'azione, è stato bravo Carlo Sasson a mettere la pallina in un posto dove nessun scandianese poteva arrivarci, sempre bravo Carlo Sasson a fermare il numero 7, in questo caso dei Nite. In avanti Andrea Zanini, sgasa il 6, fallo di squadra numero 4, e ora gli animi si agitano, perché c'è un warning a carico di Nicolò Busani, insomma, molto salo, molto telegraficamente, insomma, quasi in maniera ermetica la Montale, insomma, il suo canonico è andato dal collega Alberto Fabris. Warning a carico del numero 5 di Scandiano, ha detto, insomma, senza troppe spiegazioni, si andrà per il sottile. Michele Dalla Valle, Andrea Zanini, controllato da Alex Rocca, Nicola Pozzo è entrato benissimo in questa seconda frazione di gioco. Attenzione sempre Andrea Zanini, pallina smanacciata da Jacopo Raveggi, finisce fuori, disponibilità biancoverde della sfera. Nicola Pozzo per Franco Giuliani, all'indietro per Andrea Zanini, insomma, ottima la sua intuizione per mettere il tappin vincente da parte di Nicola Pozzo. Franco Giuliani sposta mezza difesa rosso-blu, in avanti cioccolatino servito a Nicola Pozzo, si riparte con Scandiano in avanti, taglio di Alex Rocca, dei Nite vuole far tutto da solo, ci riesce anche bene, trova Carlo Sanson, sempre Zanini a mettere ordine. In avanti, transizione del numero 6. Pippo, ma che partita stiamo assistendo adesso? Veramente siamo gasatissimi nel vedere un match, tra l'altro, che sfugge a ogni pronostico, che può succedere di tutto in questi ultimi 6 minuti. Chiaro, Montecchio galvanizzato dal gol del 3 pari, sta provando a segnare il gol vantaggio. E ora Michele Dalla Valle prende una pallina di Scandiano, Franco Giuliani non ci pensa due volte, dritto per dritto tira, sempre dei Nitri, non c'è un attimo di tregua, si butta a terra il 7 rosso-blu, il signor canonico non ha bocca oggettivamente a quello che poteva essere un aggancio, era più vicino di noi, non ci permettiamo assolutamente di giudicare l'operato di direttore di Garica. Busani, attenzione, 2 contro 1, e in questo caso cosa ha fatto Andrea Zanini? Infatti prende la stecca di incoraggiamento da parte di Carlo Sasson, perché si è sostituito al portiere in tutto e per tutto, no? Zanini on fire sia in attacco sia in difesa, qui davvero provvidenziale il suo intervento. Allora, barriera composta da Franco Giuliani e Andrea Zanini, vediamo se Scandiano ha cercato combinando la conclusione a rete, però eccolo lì, è il singolo del San Juan, si beve mezza difesa di Scandiano. Insomma, il galiziano contro l'argentino, alla meglio Alex Rocca, scarica per Deinite,
il 7 ora per Lorenzo Barbieri, sempre per Alex Rocca. Barbieri all'indietro, insomma abbiamo visto una partita finora spettacolare. Mancano 290 secondi esatti alla fine del match. Ottima pallina messa lì per Zanini dopo un passaggio illuminante da parte di Franco Giuliani, che era arrivato benissimo a rimorchio questa azione. Sì. Ora Dalla Valle butta la pallina in qualche modo, disinnesca un fallo di campo, quindi insomma riparte scandiamo da quel vertice lì. Sempre lo sguardo di Franco Giuliani a controllare le operazioni di rossoblù. Alex Rocca ora all'indietro, vediamo, sì, all'indietro sempre per Davide Deinite, in avanti per Busani. Il 5 prova con una bomba a impensierire Carlo Sanson, pallina nella disponibilità Montechiese. Mancano 4 minuti 17, 16 ore alla fine del match. Partita divertente, insomma abbiamo visto finora Filippo, attenzione con Franco Giuliani che si divora Davide Zanini. Ha lanciato un messaggio, un tweet in mezzo all'area. Franco veramente per un attimo non portava a 4 Montecchio, sempre Davide Zanini, questa volta è Nicola Pozzi in avanti. Fallo di squadra numero 5 per Scandiano, sempre 7 i falli di squadra di Montecchio. Allora abbiamo visto una partita in cui se ne sta andando di santa ragione, contropiede da una parte e dall'altro. Montecchio ha iniziato il secondo tempo con 7 falli e a 3.42 dalla fine è sempre a 7 falli. Questo cosa vuol dire, Filippo, secondo che te? Vuol dire che si sta amministrando in maniera ottimale, sta controllando la situazione falli in modo davvero magistrale. E tra l'altro stanno andando tutte e due le squadre a 200 all'ora e quindi sono brave le squadre a mantenere anche la correttezza negli interventi da una parte e dall'altra. Attenzione nel traffico lì in mezzo, insomma alla meglio Andrea Zanini, tiro centrale da parte del capitano, sempre pallina bianco-verde, sempre Franco Giuliani in avanti, sempre Montecchio a comandare le operazioni d'attacco. E ora Andrea Zanini, la stecca del capitano viene colpita dal numero 29, che però attenzione si becca un warning. Insomma il signor Canonico ci tiene alla disciplina, è già il terzo warning che viene elevato a carico dei giocatori in pista. Nel frattempo insomma approfittiamo di questo di questa piccola interruzione insomma per dire che Novara è sempre 3-1 contro il Seregno, mentre Tiene si è fatto raggiungere sul 2-2 al palaceccato da parte del roller di Bassano. Correggio e Breganze, lo ricordo insomma per dovere di cronaca, si incontreranno domani Correggio. Insomma Filippo, insomma abbiamo sprecato gli aggettivi, ora pallina che da difensiva diventa offensiva per Montecchio, sempre Franco, viene agganciato da un giocatore di Scandiano. Coach Zanfi probabilmente neanche tanto timidamente ha chiesto insomma di stare un po' più attenti con il bilancio dei falli. Nicola Pozzo, ancora 20 secondi utili per finalizzare l'azione d'attacco per Montecchio, all'indietro per Franco Giuliani, bomba spaventosa, colpisce la rete, ritorna in pista, riparte Alex Rocca. Ora sembra che il ritmo si stia leggermente abbassando, magari verrò smentito, no Pippo? Sì, ritmo un po' più controllato in queste ultime fasi, però Montecchio, Nicola, ha un linguaggio del corpo davvero interessante. Montecchio vuole vincere questa partita. Attenzione, 2-2 in avanti, Deinite colpisce il palo esterno, clamoroso. Quando mancano
83 secondi alla fine della partita e ora attenzione perché probabilmente salterà negli schemi Franco Giuliani per Andrea Zanini, probabilmente non so, Dottor Strange, Mandrake, il mago Silva, non so, mi sto chiamando tutti i maghi che mi vengono in mente. Mettiamo dentro anche Jacopo Ravecci in questo caso qua, no? Ci sta nel pantheon delle magate assolutamente. Ha diritto di cittadinanza il portierino dello Scandiano, ma che partita, 46 secondi Giuliani quando c'è da menare, sì, inarrestabile, ecco, in avanti Franco, metti in mezzo, ora attenzione, fermi tutti perché il signor Canonico chiama i sanitari in pista, vediamo insomma, c'è Davide De Nite se non vedo male a terra ora, probabilmente con l'ausilio di Davide Meneghello, vediamo se riusciamo a capire un po' cosa è successo, se era se l'azione poteva essere in qualche modo inquadrata, niente da fare perché insomma, o forse sì, eccolo lì con Franco Giuliani che prende la pallina in avanti e con un contrasto insomma abbastanza duro, Davide De Nite alla peggio, anzi era per la verità Lorenzo Barbieri. Applauso sportivo da parte del pubblico di Montecchio. Filippo, 38 secondi, insomma i fuochi del 4 luglio non sono nulla perché insomma ne stiamo vedendo di tutti i colori. Ultimo ma non da ultimo il miracolo di Jacopo Ravecci su quella conclusione, io oggettivamente l'avevo già vista dentro. Stavamo per celebrare, celebrare un gol stellare e invece la paratissima da parte di Ravecci, e comunque time out per Zanfi, ci crede e sta assolutamente incitando i suoi per questi ultimi 38 secondi, vuole la vittoria. Allora te la butto lì, prima da titolare per Jacopo Ravecci, insomma in panchina c'è uno che veniva soprannominato Saracinesca insomma dai compagni, insomma coach cupisti, insomma è stato uno dei portieri più forti della storia dell'hockey su pista, insomma almeno quella recente, quindi insomma probabilmente per osmosi apparato cupisti questa pallina, no? Sì, assolutamente, ha un mentore di tutto rispetto a dir poco. E comunque anche dall'altra parte il portiere di Montecchio Sanson durante tutto l'incontro ha fatto vedere anche lui delle parate notevoli. Attenzione, quelli di Montecchio dicono la pallina sarebbe bianco-verde, non è lo stesso avviso il direttore di gara. Ora 30 secondi alla fine di questa pazzesca partita. Attenzione, Davide Zanini forse ha sulla stecca la pallina buona, in avanti Zanini a 3 per Zanini, Davide non aggancia la sfera, finisce in angolo controllato da Ernest Cicquini. Ora attenzione. Al contropiede scandianese, in avanti Scandiano, e da questo punto di vista ragazzi, questa magata Nicola anche lui finisce nel pantheon dei maghi. Davide Zanini un secondo alla fine e finisce ora la partita, fuochi d'artificio, cerca in qualche modo Andrea Zanini di far capire al direttore di gara che forse qualcosa andava fischiato in occasione di questo ultimo assalto montechiese, però la sirena ha fischiato, abbiamo visto tutti quanti che si sono assiepati da Carlo Sanson, anche adesso Davide Zanini, probabilmente il gol numero 4 è stato quello del portiere di Montecchio, no Pippo? Ma guarda, potrebbe essere un 4-4 virtuale, ma perché no 12-12? Perché abbiamo visto tante di quelle azioni, tante di quelle occasioni da rete che veramente è finita 3-3, ma poteva finire con un bottino davvero davvero maggiore. Allora, se le sono date di santa ragione, è stata una partita meravigliosa. Montecchio e Scandiano chiudono questa terza di campionato sul 3-3, insomma
è il postulato di quel teorema che abbiamo detto all'inizio, che è un campionato di A2 molto molto equilibrato. Scandiano ne aveva vinte 2 su 2, Montecchio un punto in due partite, e invece qui adesso abbiamo visto due forze equipollenti che in fisica, insomma, come nell'hockey, insomma, sta a significare che alla fine il pareggio è giusto, no? Ma assolutamente. Non si capiva chi fosse la capolista e chi, diciamo, la squadra che inseguiva un po' nelle zone più basse della classifica. Montecchio, l'avevamo detto sin dall'inizio, ha affrontato la partita a viso aperto senza nessun timore reverenziale, e come hai detto tu c'è equilibrio e ci sarà in questo campionato. Un punto che va letto, può accontentare tutte e due le squadre. Partita, no? Montecchio assolutamente ha disputato una partita bellissima, gagliarda, come si diceva negli anni 80, no? Partita tosta. E Scandiano va via da Montecchio con un punticino, quindi torna a casa con muovendo ancora la classifica. Entrambe le squadre possono dirsi soddisfatte, entrambe potevano anche vincere. La partita è stata comunque bellissima. E io lancio l'ultimo flash appunto sui risultati di questa terza giornata del girone A di A2 di hockey su pista. Insomma, come ho ricordato, Modena e Sandrigo hanno chiuso sul 5-5 la partita giocata oggi pomeriggio. Scandiano e Montecchio Precalcino 3-3, Tiene e Bassano 2-2, la partita è finita. L'unica squadra che veramente ha fatto un salto in avanti e si sta confermando come la prima forza del campionato è Novara, che si è imposta sulla pista del Serenio per 3-1. Quindi, insomma, Pippo, un campionato di A2 avvincente, che probabilmente vedrà, insomma, le squadre affrontarsi fino alla fine con lo stesso livello, no? Ecco, quindi partite aperte, risultati che possono, diciamo così, cambiare da un momento all'altro. Mini tentativo di mini fuga per Novara, ma diciamo le altre sicuramente non stanno lì a guardare. Bene, io a questo punto direi di chiudere la diretta ringraziando Davide Meneghello in cabina di regia, Carlo Dalla Valle qui alla RVM. Io ringrazio Filippo Bauce per questi 50 minuti di altissimo livello. Grazie Pippo. Grazie a te Nicola, sentivo la mancanza dopo qualche settimana, settimana, e quindi sono tornato a trovarti. Bene, a me non resta altro che augurare al felice pubblico una buona serata e a risentirci per la prossima diretta qui al Palio Vaccari. Alla prossima, grazie.